Presidente, era soltanto per dire che il Movimento 5 Stelle e la maggioranza voterà contro questo ordine del giorno, perché il consigliere Corsetti non fa parte della Commissione Urbanistica, ma noi più di un anno fa ci siamo occupati del Pruva all'Aurelia e di tutte le opere pubbliche connesse a questa convenzione urbanistica, che è quella del centro commerciale che si sta costruendo lì appunto accanto alla stazione della metropolitana. La delibera che andiamo a votare noi oggi nasce proprio dall'esigenza di dover garantire all'amministrazione la possibilità di poter realizzare il capolinea dell'ATAC, opera che è in tutte le convenzioni dichiarata funzionale al centro commerciale. Questo purtroppo finora non era stato fatto, cioè il comune non aveva chiesto al demanio il possesso a titolo gratuito di queste particelle. In quella stessa commissione, invitata ATAC e noi chiedemmo appunto, vista l'impossibilità di realizzare nel breve periodo il capolinea, un loro parere in merito all'intervento privato numero 3, che era appunto la realizzazione del capolinea ATAC su via Anastasio II e via Angelo Emo. E in risposta alla nostra richiesta, il 6 aprile del 2017, l'ATAC dichiarava nuovamente l'impossibilità di spostare il capolinea in altra zona. Quindi, avendo già affrontato il tema, avendo visto che quello che è richiesto nell'ordine del giorno non può essere attuato, noi non possiamo accoglierlo. Grazie.